Una partita che poteva essere vinta anche facilmente ed invece il CF Alto Adige sabato Laives si è dovuto accontentare di un pareggio contro il Vittorio Veneto. 1-1 è il risultato finale per le biancorosse nella prima giornata di ritorno del campionato femminile di Serie A. Il pareggio al Galizia di Laives contro le toste e giocatrici del Vittorio Veneto poteva rischiare di trasformarsi anche in una amarissima sconfitta ed invece il pareggio ha fatto tornare il sorriso alle ragazze di Mr. Schuster. La grinta iniziale delle biancorosse non è servita per portare a casa il bottino pieno. Dopo soli 4 minuti, infatti, capitana Alessandra Tonelli, su punizione, manda il pallone sulla traversa. Pallone che viene recuperato da Stefania Dalla Giacoma, ma il tiro finisce fuori. Altra occasione da gol sfumata, quella sui piedi di Martina Brunello. Il suo tiro però finisce di poco a lato. Alla mezz'ora è la biancorossa Vivirito a far tremare porta e panchina del Vittorio Veneto. Il sinistro da fuori area colpisce il palo alla destra del portiere. In avvio di secondo tempo ecco la doccia fredda per il CF Alto Adige. Grazie ad un contropiede Mantuani riesce con un tocco delicato a superare il portiere Falzolger, portando la squadra in vantaggio. Il pareggio arriva al 77esimo grazie ad un'azione innescata dal capitano delle biancorosse Tonelli, che serve in area un pallone d'oro a Dalla Giacoma, la quale poi lo fa arrivare a Vivirito, che insacca con un tiro rasoterra. La partita finisce dunque 1-1. A 14 partite dal termine della stagione, le altoatesine sono none a pari punti con il Luserna e fanno parte del gruppo di 5 squadre che lottano per evitare la retrocessione, che riguarderà le ultime 4 classificate. Nella prossima partita le biancorosse dovranno affrontare la difficile trasferta a Firenze, dove sabato sono attese dalla Fiorentina, quarta in classifica e reduce dalla vittoria esterna sul Luserna.